Perché un estetista dovrebbe conoscere il marketing? Perché il mondo dell'estetica lì fuori è pieno di estetiste che si improvvisano e che continuano a fare anche dopo aver fatto magari dei corsi di marketing, magari anche fra quelli più rinomati, continuamente inutili promozioni di svendita di pacchetti su pacchetti oppure di costi a ribasso senza riuscire a ottenere risultati, facendo quel marketing che è solo la parte di vendita di una vera e propria strategia che prevede degli step, dei meccanismi molto più complessi e che un estetista può imparare e può applicare se seguita correttamente. Se non mi conosci, sono Tony Balbi, il fondatore di Up Marketing, un'agenzia di marketing con cui seguiamo molti centri estetici, alcuni centri estetici d'Italia, alcuni di questi fra i più famosi e più profittevoli centri estetici che aiutiamo a crescere. Siamo nell'estetica da molti anni, ma negli ultimi 2 anni diciamo che abbiamo iniziato a destrutturare quello che facciamo, nel senso che abbiamo capito che quello che facevamo per quei centri estetici che seguivamo poteva essere replicato per ogni tipo di centro estetico. Quindi ci siamo messi a tavolino e abbiamo guardato con più distacco quello che facevamo per ognuno di questi centri e abbiamo capito che c'erano degli step, delle cose che si ripetevano e che funzionavano puntualmente. Quindi li abbiamo destrutturati, li abbiamo isolati e abbiamo provato a replicarli step per step per ogni altro centro estetico che acquisivamo come cliente, che decideva di essere seguito da noi. E la cosa ha funzionato. E in questi 2 anni quindi abbiamo capito che possiamo lavorare con i centri estetici con un vero e proprio metodo di marketing che noi abbiamo diviso in 4 step. È un metodo ovviamente che deriva dalla nostra formazione, dai test fatti, da una metodologia acquisita di marketing e poi traslata sull'estetica e che adesso vorrei illustrarti in questo video per farti capire come può esserti d'aiuto questo tipo di marketing per il tuo centro estetico e come può veramente e finalmente svoltare la comunicazione del tuo centro estetico per fare in modo che riuscirai ad acquisire, ad attrarre nuovi clienti e non solo a vendere promozioni su promozioni quando il tuo centro è vuoto. Diciamo che è un metodo che ti consentirà, se seguito passo passo e se applicato bene, di aumentare il numero dei tuoi clienti e di avere un flusso di nuovi clienti costante e soprattutto di avere delle clienti fedeli che dopo un po' da clienti diventeranno delle vere e proprie fan. Ma come si divide questo metodo che si chiama UMA, che sta per Up Marketing Aesthetic, quindi il metodo UMA? L'abbiamo diviso in 4 step. Il primo di questi step, ed è il primo step della prima fase che mettiamo in pratica quando acquisiamo un nuovo cliente anche noi, è quella di creare valore. Quindi primo step del metodo, valore. Che cosa significa? In molte definizioni di marketing, in molti libri che parlano di marketing, ci sono varie definizioni e il marketing può essere qualsiasi cosa e per questo probabilmente ci sono così tante definizioni di marketing, ma in ognuna di queste definizioni la parola ricorrente, quella che torna sempre, quella che c'è in ogni strategia che si rispetti di marketing, in ogni buon libro di marketing, è questa: valore. Ma che significa valore? Creare valore in una strategia di marketing significa creare dei contenuti utili per le persone a cui vogliamo prima o poi vendere. E cosa sono però questi consigli utili? Ti faccio l'esempio. Adesso io sto facendo un video in cui ti spiego una strategia che potresti e che dovresti applicare per il tuo centro estetico per acquisire nuovi clienti. E lo sto facendo gratis, nel senso questo video non ha un costo, è gratis, lo stai guardando gratuitamente, senza dover pagare nessuna iscrizione, senza dover pagare un webinar, senza dover pagare un abbonamento. Quindi dare valore significa essere utile al prossimo a cui noi abbiamo intenzione di vendere, oppure essere utile al prossimo che potrebbe comprare da noi e che potrebbe essere interessato da noi. E ci sono tanti modi per creare valore. Per un centro estetico, ad esempio, uno di questi modi potrebbe essere quello di creare dei video informativi in cui spiega come si manifestano e come nascono gli inestetismi e gli inestetismi che trattate, stavo per dire curate, ma non si può dire, in estetica sono tantissimi, quindi potresti creare dei video informativi sulla cellulite, sugli stadi della cellulite, su come arriva, perché viene, statistiche sulla cellulite, quando si può trattare, quando diventa irreversibile, in che fase, in che stato della cellulite è possibile agire, in che modo,
Oppure le macchie sulla pelle, quando compaiono, da cosa sono causate, come prevenirle, come possono essere trattate, possono essere trattate davvero o possono essere eliminate solo con laser, o ancora i sintomi della menopausa, visto che la maggior parte delle clienti del centro estetici con una capacità di spesa abbastanza buona in età di menopausa o di premenopausa, potreste trattare tutti quegli scompensi ormonali che le donne subiscono in menopausa. E oltre a questi video informativi, altri video che danno valore sono ovviamente i consigli, e quindi a tutte queste donne a cui avete parlato con gli anestetisti potreste dare dei consigli utili su cosa da fare a casa, gratuitamente, senza pretendere niente, senza vendergli niente, perché in quel momento, quando andate a creare valore, che sia attraverso i video, io parlo sempre di video perché quello è il mezzo che funziona di più, che arriva prima alle persone, quindi il mio consiglio è di fare video, è un mezzo che arriva tantissimo, è un mezzo molto potente che entra, come si diceva una volta per la TV, nella casa della persona, delle persone, che ti fa andare in confidenza e fa credere alla persona che ti guarda dopo un po' di conoscerti. Quindi attraverso questi video puoi dare dei consigli utili di cose da fare a casa senza pretendere nulla in cambio. Il tuo obiettivo quando crei valore è che le persone guardino quello che hai fatto, guardino il tuo video, leggano il tuo articolo, leggano il tuo post, guardino la tua foto. Quello è l'unico obiettivo, quindi non mettere mai una call to action sui video che andrai a fare. E dicevo, video che danno consigli, quindi come fare la beauty routine, come struccarsi la sera, come spazzolare la pelle per attivare il microcircolo, come sfogliare la pelle prima di mettere la crema idratante, come trattare la pelle dopo la doccia, consigli alimentari, consigli su come fare il digiuno intermittente, la dieta chetogenica, su come utilizzare l'esfoliante chimico invece che quello meccanico, sui prodotti solari da utilizzare d'estate. Insomma, il vostro è un mondo ampio che ha tantissime sfaccettature, potete veramente spaziare su tantissimi fronti. Ovviamente però una persona ci scopre perché trova interessante un nostro video, trova interessante magari il nostro video che parla di come fare la beauty routine a casa. Però guarda il video, fa la beauty routine, funziona, lo fa per una settimana, gli è piaciuto il video, ci ha messo like e ciao. Quella persona non l'abbiamo più vista, non la vediamo più. Ovviamente uno di questi step serve anche per seguire quella persona, però quella persona che ha trovato utile il nostro video magari non ha capito benissimo chi siamo, non ha capito benissimo cosa facciamo, non ha capito benissimo quello che vogliamo trasmettere. Quindi insieme al creare contenuti e al creare valore, in questa fase, nel primo step, noi creeremo anche, diciamo, dei contenuti che servono per trasmettere il nostro perché. E questo poi tienilo a mente perché ci servirà nel terzo step del metodo. Che cosa significa creare dei contenuti che spieghino il nostro perché? Sono tutti quei contenuti che servono a trasmettere i nostri valori, quello in cui crediamo, quello che facciamo, quindi sono dei contenuti che spiegano chi sei, perché fai questo lavoro, perché fai l'estetista, in cosa sei specializzata, come funziona il tuo metodo, qual è il tuo approccio con la cliente, se e perché fai la consulenza prima di fare qualsiasi tipo di trattamento, se i tuoi trattamenti sono corpo e viso insieme, se sono solo viso, perché durante un trattamento corpo magari, che ne so, durante la posa di un esfoliante o durante la posa di un fango fai anche il massaggio viso, quei video che dicono, che trasmettono proprio quello in cui credi, i valori su cui si fonda la tua visione dell'estetica, il tuo mondo. Perché se una persona trova interessante quello che abbiamo da dire, probabilmente vorrà sapere anche chi siamo, chi è quella persona che ha detto quella cosa così interessante. E trasmettere i nostri valori, dire a quella persona chi siamo, fa in modo di legarci, di creare un senso di appartenenza, perché se i nostri valori corrispondono a parte dei valori che ha quella persona che ha trovato utile il nostro lavoro, è lì che noi siamo in grado di passare al secondo step, di tenerci stretta a quella persona e passare al secondo step, che è l'acquisizione. Dopo aver creato tutto questo valore, tutti questi contenuti, dopo aver creato dei video, degli articoli, dei post belli, utili, che sappiamo possono essere utili alle persone, dobbiamo fare in modo che queste persone guardino questi contenuti. E ovviamente fino a qualche anno fa, per far sì che questo avveniva, noi pubblicavamo questi contenuti che principalmente erano articoli di blog, pochi video e magari qualche guida, qualche PDF, e lo caricavamo sul sito e aspettavamo che Google decidesse di farci salire, quindi che il nostro contenuto salisse sui risultati di ricerca, le persone lo trovavano e ne fruivano. Oggi, per fortuna, questa cosa è cambiata, è molto più facile acquisire traffico, quindi è molto più facile mostrare quello che abbiamo da dire alle persone, quello che abbiamo realizzato alle persone attraverso ovviamente le pubblicità a pagamento. Quindi come acquisiamo le persone? Mostrando i contenuti che abbiamo fatto alle persone giuste. In questo step capiremo come individuare le persone giuste, quali sono
le persone giuste, quali sono le nostre potenziali clienti e come possono essere migliorate, perché magari possiamo, durante il percorso ci accorgiamo che non stai parlando a tutte le tue potenziali clienti e ti stai perdendo delle clienti, oppure stai parlando alle persone sbagliate. In questo step del metodo quindi cerchiamo di portare le persone giuste a casa nostra per fargli vedere tutto quello che abbiamo realizzato, per fargli vedere quanto possiamo esserle utili e per farle capire che i nostri valori possono andare incontro ai suoi, perché per fargli capire che possiamo essere della stessa squadra. Ovviamente in questo step, nello step di acquisizione, oltre ad acquisire traffico verso i nostri contenuti, c'è anche tutta la parte di remarketing che servirà poi per seguire quelle persone, perché una volta che una persona ha visto un nostro video in cui magari, come detto prima, gli abbiamo fatto vedere, gli abbiamo illustrato come fare una beauty routine corretta a casa, dobbiamo fare in modo di non perderla e dobbiamo fare in modo che, se quel contenuto si è rivelato per lei interessante, possa vedere anche gli altri contenuti che facciamo, e quindi c'è tutta una parte di remarketing in cui inseguiremo quella persona, e se una persona ha visto il nostro contenuto noi saremo in grado di mostrarli anche il successivo e anche l'altro ancora e anche l'altro ancora, per creare quella serialità che alza la frequenza con cui le persone si imbattono nei nostri contenuti e crea l'effetto grande fratello, nel senso fa in modo che noi, agli occhi, noi estetiste che stiamo facendo questi contenuti, agli occhi della possibile cliente diventiamo sempre più capaci, più intelligenti, più belli, più familiari, entrano in una relazione con noi che farà credere loro di conoscerci, anche se noi non li possiamo vedere, non li abbiamo mai visti in faccia, loro crederanno di conoscerci perché ci vedono tutti i giorni, perché ci vedono nei video, perché gli siamo più volte utili, perché le siamo state più volte utili. Si dice, nel marketing si dice che una persona, prima di decidere di poter iniziare a pensare di voler comprare un prodotto o usufruire di un servizio, debba vedere quel prodotto o quel servizio almeno 7 volte. E far vedere almeno 7 volte un nostro contenuto a una persona è difficile. E non basta la vecchia idea di funnel per cui si creavano 7 mail con 7 contenuti e si inviavano uno ogni 2 giorni alle persone, uno al giorno alle persone, perché le persone una volta leggono una mail, la seconda magari non la leggono, la terza la ricevono ma non la aprono, la quarta invece la leggono e forse leggeranno l'ultima. Di 7 contenuti che avevamo preparato ne hanno letti 3, non in ordine, senza capire nulla di quello che magari volevamo dirgli, perché erano degli step che andavano fatti in successione. Mentre grazie all'acquisizione tramite i social, grazie al remarketing, noi siamo in grado di creare dei contenuti e la ridondanza degli stessi per fare in modo che le persone, una volta che hanno fruito di un nostro video, di un nostro contenuto utile per loro, possano fruire anche degli altri, in modo che si ricordino di noi, entrino in confidenza con noi, creano quella relazione che li porterà a pensare, quando avranno bisogno poi di un centro estetico oppure quando si decideranno a fare un percorso di dimagrimento o di ingiovanimento viso, penseranno a noi piuttosto che al centro estetico che non ha mai fatto nessun tipo di comunicazione del genere, che non è entrato nella loro testa. E questo ovviamente ci porta al terzo step del metodo, che è il posizionamento. Che significa posizionamento? Ricordate il why che avevamo creato insieme al valore nel primo step? Bene, era tutta la parte in cui creavamo contenuti da mostrare alle persone, possibili clienti, in cui gli spiegavamo i nostri valori, gli spiegavamo quello che facevamo, perché facevamo questo lavoro, gli raccontavamo la nostra storia, gli dicevamo perché avevamo adottato quel metodo di lavoro nel dimagrimento, nel ringiovanimento viso, nell'epilazione, perché facevamo quel tipo di trattamento, perché facevamo quel tipo di consulenza, come la facevamo, tutte quelle cose che ci mettevano a nudo, fra virgolette, di fronte alla persona. Tutte quelle cose qui, insieme ai video utili, ai contenuti utili e grazie al processo di acquisizione e quindi di ridondanza in cui le persone ci vedono più e più volte, creiamo un forte posizionamento della nostra immagine e professionalità nella testa delle persone che ci seguono. Ai loro occhi, dopo questo processo, se fatto bene ovviamente, diventiamo quello che una volta si diceva in maniera orribile e che adesso dico solo per farti capire: leader di mercato. Che significa essere leader di mercato? Che è una parola orribile che fondamentalmente quando veniva usata non significava niente. Però che significa? Significa che le persone possono dire chi siamo con una semplice frase. Se dovessi dire, ho fatto già questo esempio qualche volta, la frase è l'influencer italiana più famosa al mondo che tratta di moda, ovviamente tu pensi a Chiara Ferragni. Altro esempio che ho fatto altre volte, se dovessi dire la bibita analcolica dell'etichetta rossa, tu pensi subito a Coca-Cola. Quello significa posizionarsi nella testa delle persone, cioè andare a creare un immaginario ben preciso nella testa delle persone che ci rappresenti. E se riusciamo a far sì che nella testa delle persone la tua figura diventa estetista esperta di dimagrimento
a Pavia, l'estetista esperta nel ringiovanimento viso a Napoli, l'estetista esperta nell'epilazione a Venezia. Abbiamo già un vantaggio competitivo e ancora non abbiamo fatto nessun tipo di campagna pubblicitaria per portare a noi clienti qui, ma solo con questi tre step, solo, questa è gran parte del lavoro. Comunque, dopo questi tre step, se fatti bene, ci posizioniamo nel mercato come l'esperta, come la figura autorevole della zona. Ed è ovvio che campagne pubblicitarie o non campagne pubblicitarie, dopo un po', se continuiamo a fare del buon marketing in questo modo, le persone verranno da noi quando avranno bisogno di quei servizi, senza nemmeno guardare la concorrenza, perché noi diventeremo ai loro occhi l'unica estetista brava in quella cosa. Per un'attività come quella di un centro estetico, che può essere in un paese di provincia o in un quartiere di una grande città, noi possiamo riuscire a diventare la figura autorevole di quella zona, di quella località, di quel quartiere, se comunichiamo in maniera efficace, buona, così. Perché in un sol colpo, cioè solo col fatto di comunicare, spazziamo via la concorrenza differenziandoci da essa. Cioè, nel senso, quando tutti stanno giocando a pallone, noi prendiamo e andiamo a giocare a golf, stiamo facendo un altro sport, andiamo a giocare su un altro campo da gioco, non siamo più in concorrenza con quelle 22 persone che giocano a pallone, noi stiamo facendo un altro sport dove siamo gli unici a farlo, quindi avremo il nostro pubblico di appassionati al golf, che adesso è una metafora, può sembrare che non, gli appassionati al calcio erano i clienti dell'estetica, gli appassionati al golf sono clienti di un altro mercato, in realtà gli appassionati al calcio, facciamo questa metafora, gli appassionati al calcio sono tutte quelle persone che vedono l'estetica in maniera classica, e quindi ceretta, 10 sedute di pressoterapia tutte uguali, solarium d'estate perché c'è ancora chi lo fa, e via dicendo. Se noi ci spostiamo su un altro terreno di gioco, e in questo caso ho fatto l'esempio del golf, non andiamo ad attirare persone che non sono interessate all'estetica, ma andiamo ad attirare altre tipologie di persone interessate all'estetica, che è lo sport, ma ha un altro tipo di estetica, che è la differenza fra calcio e golf, più, passami il termine, e lo dico perché lo usa sempre mia moglie, più raffinata, nel senso una tipologia di clientela più pronta a spendere di più, più attenta ai trattamenti estetici, più attenta alla propria immagine, che vuole di più dall'estetica, che non vuole la ceretta da 20 euro fatta in 20 minuti, ma vuole un trattamento più lungo, più bello, un rituale di ceretta, non vuole l'epilazione a 9 euro, ma vuole l'epilazione che funziona, non vuole la pressoterapia una volta a settimana, ma vuole rassodare veramente le chiappe, cioè è un altro tipo di clientela, è una clientela che vuole i risultati ed ha capacità di spesa per ottenerli, contro una clientela che non vuole i risultati, ma cerca l'offerta. Quindi, capita questa differenza, spero di essermi spiegato, passiamo al quarto step del metodo, che è la conversione. La conversione non si tratta di religione, non dobbiamo far cambiare idea a nessuno, o forse sì, forse dobbiamo far cambiare idea, ma in realtà l'idea l'abbiamo fatta cambiare già qui, nei primi tre step abbiamo fatto cambiare idea alle persone, abbiamo spostato il loro pensiero, gli abbiamo fatto vedere che c'è un altro tipo di estetica, che può esserci un altro modo di fare dimagrimento, un altro modo di fare ringiovanimento, un altro modo di fare l'epilazione. Gli abbiamo fatto vedere che c'è un altro modo, che c'è un altro mondo in cui l'estetica è davvero professionale, in cui l'estetica funziona, gli abbiamo spiegato che siamo brave, che siamo alla pari di alcune cliniche, gli abbiamo fatto capire che quello che facciamo vale davvero, e gli abbiamo fatto anche capire che siamo molto diversi dalla concorrenza, che siamo un centro unico nel suo genere nella tua zona. Ora però dobbiamo ovviamente, conversione, l'ho scritto bene, sì, dobbiamo fare in modo che queste persone che ancora non hanno deciso di venire al nostro centro in maniera autonoma, in maniera indipendente, diventino nostri clienti. E quindi lo facciamo attraverso delle campagne pubblicitarie, e non solo, che hanno lo scopo di convertire la persona che ci segue, che è diventata una nostra fan, perché ha trovato un video interessante, poi se ne è guardata altri, ha scoperto la nostra storia, si è appassionata alla nostra storia e si guarda ogni volta che esce un nostro contenuto, se lo guarda con interesse, gli piacciamo, ci scrive magari, mette like a tutti i post, sa che siamo le più brave a fare quello che facciamo nella nostra zona. Adesso dobbiamo dargli quella spinta in più, dobbiamo dargli quel motivo per sceglierci, e lo facciamo, lo possiamo fare attraverso tante cose. Noi lo facciamo attraverso una campagna pubblicitaria che ha determinate caratteristiche, che usa una landing page, che utilizza una thank you page di approdo, che manda una mail automatica alla richiesta di appuntamento, lo facciamo con un'offerta a pagamento, e in questa fase insomma impariamo a vendere, e
dentro Uma Training Center. Quando parleremo di questo step vedremo tutte quelle parti che riguardano il saper scrivere per vendere, la persuasione, le leve da utilizzare per mettere urgenza e per fare in modo che la persona si convinca finalmente a sceglierci, ma soprattutto in questo step vedremo come eliminare tutto quello che non serve, che ci fa perdere soldi e denaro. Perché quando una persona che non è del mestiere, ma a volte anche quelle che sono del mestiere, si mettono a fare marketing, provano a fare tutto e allora hanno sentito che funziona l'automazione mail, hanno sentito che funzionano i bot, hanno sentito che funziona Instagram, hanno sentito che funziona Facebook, hanno sentito che bisogna convertire via Messenger, ne hanno sentite di ogni e probabilmente ognuna di queste è vera. Funziona Messenger, funziona Instagram, funzionano i bot, funziona l'automazione mail, ma ognuna di queste funziona in determinati settori, momenti e con determinate caratteristiche. Per l'estetica ci sono delle cose che adesso stanno funzionando e altre che non funzionano, o meglio, che stanno funzionando portando l'80% dei risultati, altre cose che invece ne portavano solo il 20%. Noi tutte quelle che portavano il 20% le abbiamo scartate, abbiamo concentrato l'attenzione su tutte quelle azioni che portano l'80% del risultato, che erano la minor parte, erano il 20% delle cose che facevamo. In pratica abbiamo visto che c'era un 20% di azioni che ci portava l'80% dei risultati, e questa abbiamo scoperto essere una legge aurea dell'economia. Il 20% dei clienti ti porta solitamente l'80% del fatturato, il 20% delle azioni ti porta l'80% del risultato. Quindi abbiamo tolto l'80% di azioni che provavamo a fare e che portavano solo il 20% dei risultati, e questo ci ha fatto risparmiare un sacco di tempo e soldi, permettendoci di investire quel tempo su quel 20% che funzionava e investendo anche l'80% di quel budget che andava sprecato, fra virgolette, su quel 20% che funziona, consentendoci di aumentare quell'80% dei risultati. E questo sai che comporta un quinto punto di questo step, che non metto nella lista perché è una naturale conseguenza di questi quattro punti e quindi non fa veramente parte di questo metodo, ma potrei metterlo e lo metto quindi, diciamo, qui con uno slash come quinto, diciamo lo stesso quinto, ma non è un quinto step perché è una naturale conseguenza di questo ed è la scalabilità. Quando facciamo bene tutte queste fasi succede una cosa bellissima: il nostro centro estetico, la tua attività quindi, scala. Che vuol dire scala? Scala vuol dire che aumentano i tuoi clienti, aumenta il flusso di nuovi clienti, aumenta la percezione che hanno le persone di te, aumenta il tuo valore percepito, aumenta la richiesta che c'è del tuo centro estetico, di conseguenza tu puoi aumentare i costi, aumenterai le dipendenti perché ti servirà una mano e probabilmente dopo un po' di anni dovrai cambiare posto per ingrandire, quindi aumenteranno i metri quadri, aumenteranno le tecnologie che userai, aumenterà il tuo investimento pubblicitario, aumenterà tutto quello che veramente funziona. E questo è il quinto punto del metodo UMA, la scalabilità, che poi fondamentalmente è sinonimo di successo. Un metodo di comunicazione, mi piace dire, non di marketing, che veramente ti darà dei risultati che ti porteranno a scalare, perché c'è la possibilità, perché quello dell'estetica è un mercato veramente vasto e in continuo cambiamento. È in cambiamento l'approccio che hanno le persone verso l'estetica ed è in cambiamento anche la figura dell'estetista. Internet permette di arrivare adesso veramente alle persone giuste nel minor tempo possibile, e se si fa tutto bene, se si hanno cose da dire giuste, se si è bravi nel proprio lavoro, è facile diventare differenti rispetto agli altri. Occorre impegno, come tutte le cose, però funziona, se fatto bene porta risultati, li sta portando alle nostre clienti, li ha portati a noi, perché poi sono le stesse cose che facciamo anche per il marketing della nostra agenzia e di UMA. Lo stai vedendo, quanti video gratuiti faccio io, quanto valore c'è sul gruppo su UMA gratis. Solo lì ci saranno 50 video di argomenti diversi gratuiti che puoi utilizzare e vedere quando vuoi. Quindi hai la possibilità di vedere che funziona, ma poi avrai visto anche le clienti che seguiamo, avrai visto i numeri che fanno, avrai visto come, in che modo li seguiamo. Intanto ti ringrazio e dai!